3, 2, 1. Real Teverina 1, San Lorenzo Nuovo 3. Mister Tessicini all'esordio in prima categoria. Possiamo commentare tutta la partita o vogliamo commentare solo il primo tempo? Perché sono state due partite distinte e separate. Una giocata in 11 contro 11, una bella partita gagliarda. L'altra purtroppo ci siamo fatti del male da solo, siamo rimasti in inferiorità sempre crescente e quindi porti a casa la sconfitta contro un San Lorenzo Nuovo che mi sembra una bella squadra, era inevitabile. Un tuo commento, mister, e anche una previsione per il futuro. Intanto il commento a questa gara sotto certi aspetti da incubo. Giusto, il primo tempo giocato benissimo, alla grande, siamo stati superiori in tutto, abbiamo preso un gol che non si prende nemmeno all'oratorio, un gol proprio preso in modo banale. Eravamo in attacco, ci hanno fulminato con contropiede e ci siamo trovati con l'avversario a tu per tu con Manzotti. Certo, certo. Poi abbiamo iniziato il secondo tempo, abbiamo avuto un buon possesso palla, stavamo attaccando noi, volevamo fare nostra la partita. E poi un blackout, mister. E poi purtroppo episodi che i giocatori di calcio non ce lo dovrebbero avere queste cose, infatti sono rammaricatissimo. Quindi arbitro, in fase di commento abbiamo punto leggermente l'arbitro, ma ci sentiamo di dire che l'arbitro ha fatto il suo dovere. L'arbitro è stato... Non vogliamo commentare l'arbitro, forse è stato troppo fiscale, però insomma ce li siamo comunque anche andati a cercare i guai. È stato troppo severo nei nostri confronti, perché ha dato un cartellino o due cartellini in più che non servivano e non c'erano. Poi dopo certo è normale che Sasà ha fatto una ragazzinata proprio... E da lì poi sono saltati un po' dopo, i nervi a tutti, certo, e la partita, certo, si è complicata. Poi dopo Randazzo, pure lui ha fatto una cosa che non doveva fare. Poi 9 contro 11 abbiamo rischiato di fare il gol. Esattamente. Dovevamo anche fare nostra la partita. E poi il campo, anche in 9 l'abbiamo tenuto benissimo il campo. Anche in 8 l'abbiamo tenuto benissimo il campo. Ora perdiamo qualche giocatore e bisogna preparare subito Valentano. Adesso abbiamo Valentano e Montalto, bisogna cominciare a muovere la classifica. Speriamo. Noi adesso mercoledì ricominceremo a lavorare in previsione dei fatti avvenuti. La trasferta, prepareremo bene la partita mercoledì e venerdì e andremo a Valentano per fare il risultato. Mister, in conclusione l'obiettivo resta sempre la salvezza tranquilla, noi diciamo sempre a Sicella 42 punti perché con quelli sei salvo sicuro. Esattamente, noi puntiamo alla salvezza, poi quello che verrà in più sarà ben accetto. Ringraziamo mister Quinto Tessicini, abbiamo un anno intenso e intero per continuare a parlare di calcio, per il momento bentornato a Civitella d'Agliano. Grazie. E in bocca al lupo per proseguire il campionato.